Per il quinto anno consecutivo, l'ESEF, l'ente scuola edile Frosinone, ha organizzato il concorso di arte muraria. Una vera e propria gara a coppie nella costruzione di manufatti. Per quest'anno, in gergo edile, manufatti in mattoni a faccia a vista. L'iniziativa si è svolta domenica sulle terrazze Belvedere a Bovile Ernica, nella zona di Porta San Nicola. Le squadre partecipanti erano divise in due categorie, in base all'età professionale dei componenti: junior, apprendisti, e senior, maestri. 20 le coppie al via. A trionfare nella categoria senior sono stati Mauro Angione di Boville e Fabio Di Pede di Sora. Per la categoria junior, invece, i vincitori sono stati Lucio Fontana e Luigi Quattrosciocchi di Veroli. Abbiamo deciso di farlo in modo itinerante in tutta la provincia, proprio per dare spazio e modo a tutti quanti, da dove c'è l'edilizia, dove rappresenta l'edilizia veramente proprio il cuore dell'edilizia, e abbiamo deciso di farla qui a Boville Ernica, in questo paese dove rappresenta veramente la patria dell'edilizia. Noi veniamo da una generazione di imprese edili che hanno a loro volta in famiglia creato, rinnovato un po' le maestranze, quindi qui è uscito fuori, grazie a queste esperienze lavorative, anche alla formazione presso le scuole edili, è uscito fuori diciamo una maestranza di qualità qui a Boville. Fin dal mattino le coppie in gara, armate di cazzuola, secchio e acqua, hanno dovuto realizzare una panchina in mattoncini di forma cilindrica con al centro una fioriera. I 20 manufatti sono stati donati al comune di Boville Ernica e verranno dislocati in vari punti del paese. Vedo una partecipazione massiccia sia per quanto riguarda i competitor sia per quanto riguarda la gente che comune, diciamo, quella che non sono addette ai lavori edili. E questo è motivo di orgoglio e ci spinge ad andare sempre avanti, a cercare di farle ogni anno, anche perché l'ESEF è questa la sua missione, quella di proporre qualità, efficienza, efficacia e stare a disposizione delle imprese e dei lavoratori del territorio. Le due coppie vincitrici parteciperanno alla gara regionale Edil Trophy 2013, che si terrà il prossimo 28 settembre a Roma. I vincitori della selezione regionale poi rappresenteranno il Lazio alla finale nazionale, che si terrà a Bologna il 19 ottobre.